I move my feet to the beat and I move my body to the party. Ma gli italiani sono brava gente. Gli italiani, secondo me, sono brava gente. Il problema è che a volte lo sono persin troppo, perché nella massa poi i furbetti sappiamo che quando uno è troppo bravo ne approfittano. C'è gente che sa che l'italiano è bravo e quindi cerca di approfittarlo. E i risultati ce li sono sotto gli occhi di tutti. Però dicono anche che quelli bravi è meglio non farli incazzare, perché quando si incazzano sul serio. Come lo vedi il futuro dell'Italia? Io sono uno che guarda sempre il positivo. E adesso è un momento che a vedere come vanno le cose uno può dire male. Ma io voglio pensare che sia invece una cosa bella il futuro, soprattutto per chi rimane, per i miei figli, che il lavoro delle persone oneste che è passato prima rimanga un segno per i giovani. E tu credi in Dio? C'è una vita spirituale, sì, Dio, un percorso, Dio dappertutto, dico. Per me Dio è fare una scultura di legno è Dio, una pietra è Dio, ogni cosa è Dio, e soprattutto non farsi ingannare da quello che ti raccontano. Tipo un Zecchio adesso. Perciò questa chiesa è quello che ti racconta la chiesa. Ha perso il suo linguaggio, sì, ha perso la sua missione se storica. Se già non ne aveva tantissimo, adesso l'ha perso del tutto. Ah sì, sicuramente. Sappiamo che già all'epoca non ne ha fatte di quelle fenomenali, però adesso proprio ha perso proprio del tutto il senso. E la Chiesa, direi una cosa in più, in questi momenti dovrebbe essere ancora più vicina alla gente, alla popolazione, ma proprio non raccontandogli delle balle e dandogli dei consigli, proprio stare nel senso vero, stare vicino alle famiglie che hanno bisogno, ogni giorno, quotidianamente, perché il tempo ce l'ha la Chiesa di fare questo. La Chiesa non si deve occupare di politica e di affari esteri, non esteri, e balle varie, di grandi capitali di soldi. La Chiesa deve stare vicino alle famiglie che hanno bisogno. Allora, quella è la Chiesa che io che ci hanno insegnato, secondo me, e che mi hanno insegnato. Comunque sono curiosissime, cos'è il senso di colpa? Sto facendo uno studio sul senso di colpa. Voglio capire sto senso di colpa che cos'è. Il senso di colpa è quando tu, io, ognuno di noi arriva al momento in cui gli si aprono magari gli occhi per benino, insomma, che riesce a vedere delle cose che prima ce l'aveva lì sotto gli occhi, ma non è mai riuscito a vedere, e si rende conto che avrebbe potuto senz'altro far star meglio qualcun altro, ecco, e automaticamente star meglio lui. Io quando vedo l'altro che è contento e felice, mi fa un sorriso perché gli ho fatto, lo fa star bene, anche a me ti dà gioia, mi dà un'altra marcia, un altro spirito. E che cos'è l'amore? L'amore, devo essere sincero, non l'ho ancora capito proprio fino in fondo, ecco, non l'ho ancora capito proprio in fondo, ma lo capirò. E suggeriscimi un libro, lo chiedo un po' a tutti, qualsiasi cosa. Ma io direi Sergente nella neve di Rigoni Stern. Sei felice? Sì, sono felice, sì, sì, sì. Sono felice, devo dire la verità. Che bella che sei. Qua si chiama Gitano.
Gitan? Sì. Ciao Gitan. To the party, ecco la medicina, take my medicine.